Quando Brian Clough lascia il calcio professionistico per un infortunio, aveva solamente 28 anni. È il giorno di Santo Stefano del 1962, giorno che gli inglesi chiamano Boxing Day perché in quel giorno si scambiano i regali e quello sicuramente non è un regalo molto gradito al giovane Brian. Uno scontro col portiere purtroppo mette fine alla sua carriera che lo ha visto indossare la maglia di Middlesbrough e Sunderland, segnando addirittura 251 reti in 274 partite. Mica male. Dopo inutili tentativi di riprendere il calcio giocato, a soli 30 anni diventa il più giovane allenatore del calcio professionistico inglese e nell'Hartlepool United inizia il sodalizio con Peter Taylor, suo ex compagno di squadra ai tempi del Middlesbrough. I due si intendono a meraviglia, ovviamente, essendo stati ex compagni di squadra, per cui in 4 anni allestiscono una squadra che sarà poi pronta al passaggio in promozione in terza divisione inglese, dopo soltanto però il loro passaggio al Derby County. E proprio al Derby County, sua squadra preferita, davanti alle tribune di legno anguste del baseball ground, Brian Clough mette i primi mattoni di quella che sarà la costruzione della sua leggenda. Il Derby County è una squadra di secondo piano della seconda divisione inglese, tant'è che continua a vivacchiare nella metà della classifica. E quando Brian Clough arriva, dà uno scossone all'ambiente. Il suo calcio è tipicamente inglese, anche se ci mette un pochino di suo, volendo e ricercando i continui passaggi rasoterra. Tant'è che un suo famosissimo motto era: se Dio avesse voluto che giocassimo a calcio fra le nuvole, avrebbe messo l'erba lassù. Ai calciatori del Derby County non fa sconti, pretende disciplina, obbedienza e sacrificio. A John McGovern, uno dei suoi pretoriani fin dai tempi dell'Hartlepool, la prima volta che lo vide dirà: sta in piedi dritto, tieni sulle spalle e tagliati i capelli. Il resto verrà da sé. Chi segue poi le sue direttive ha anche grandissimi riconoscimenti, toccanti attestazioni di stima. Ha più classe lui in un'unghia del piede di quanto ne abbia io mai avuta in tutto il corpo, dichiara una volta a John O'Hare, uno dei calciatori che stimerà maggiormente. Brian Clough è un allenatore che punta moltissimo sulla preparazione atletica, sceglie infatti lui stesso gli allenatori per la preparazione. Le sue squadre saranno famosissime per il ritmo e per dare il meglio nel finale di stagione. Durante gli anni col Derby County, qui inizierà il suo odio, se possiamo chiamarlo così, da cui sarà poi tratto anche il libro e il film del maledetto United, verso il Leeds United. Clough non è che odiasse il Leeds, squadra vincente in quegli anni in Premier League, odiava il suo modo di giocare, dettato dai dettami del suo allenatore, un calcio troppo fisico per i suoi gusti e al limite della scorrettezza, dettato appunto dal maestro dell'epoca, Don Rave, odiatissimo da Brian Clough, reo di non avergli stretto la mano durante il loro primo incontro. Nel frattempo, i bianchi del Derby County diventano la rivelazione del calcio inglese, tant'è che riesce a qualificarsi in prima divisione, anche se all'inizio del campionato aveva avuto un pochino di problemi. Ma come ho detto prima, il finale di stagione è nettamente diverso per la squadra del Derby County, quindi riesce a qualificarsi in prima divisione. E la rivelazione Derby County continua anche in Premier Division, tant'è che scaleranno la classifica grazie al loro calcio imprevedibile. Al baseball ground, davanti a un massimo di 20.000 spettatori, riescono sempre a intimidire l'avversario. Il loro ritmo travolge, stordisce e la disposizione tattica disorienta. Nella prima stagione i Rams strabiliarono tutti, arrivando addirittura in quarta posizione. L'anno dopo finiscono noni. Ma ormai, dopo anni di anonimato, il Derby County inizia finalmente a lottare per il titolo, che c'entrerà al terzo tentativo. La stagione del campionato 71-72 è forse la più combattuta della storia del calcio inglese. Dopo un appassionante campionato,
i Rams si ritrovano ad essere primi con 58 punti, scavalcando il Liverpool a 57. Ma tutto sembra inutile perché il Leeds deve ancora giocare una partita, purtroppo rinviata a causa della loro sfida in FA Cup, e si trovano anche loro a 57 punti insieme al Liverpool e al Manchester City. A parità di punti risulterebbe superiore il Leeds United grazie all'elevata differenza reti, che quindi anche solo pareggiando nel recupero contro il Wolverhampton si laureerebbero campioni. Come se non bastasse, i Wolves non hanno nulla da chiedere al campionato, anzi devono anche disputare la finale di Coppa UEFA contro il Tottenham, per cui tutti quanti danno per scontato il possibile pareggio o anche la vittoria del Leeds e quindi la susseguente vittoria del campionato di quest'ultimi. È l'8 maggio del 1972 quando al Molineux scende in campo il Leeds United, campione di Coppa d'Inghilterra che aveva da pochissimo vinto ai danni dell'Arsenal. Nel frattempo Clough è in vacanza e i suoi giocatori sono in tournée in Spagna affidati a Peter Taylor. Difatti, ragazzi, nessuno poteva mai immaginare che il titolo potesse sfuggire ai bianchi di Don Reeve. E invece accade l'incredibile. In una partita passata alla storia anche per i tantissimi errori arbitrali, finisce 2-1 per il Wolverhampton e il Leeds United perde il campionato per un solo punto. I giocatori del Derby County ricevono la notizia a Maiorca e lo stesso Brian Clough dichiarerà di averci creduto solamente avendo letto i giornali del giorno dopo. In questa partita c'è anche un aneddoto particolare in cui la leggenda Bobby Charlton dichiara nella intervista alla BBC: senza dubbi Leeds realizzerà il double, non c'è modo che i Wolves possano fermarlo. E questa dichiarazione pungola talmente tanto i giocatori del Wolverhampton che, feriti nell'orgoglio, decidono di dare il 100% e gli darà poi la motivazione per poter battere il Leeds. E così, magari anche grazie all'uscita di Sir Bobby Charlton, il Derby County riesce ad alzare per la prima volta nella sua storia, in 88 anni di storia fino a quel momento, il titolo inglese. L'anno successivo, dopo una bruttissima esperienza in Coppa Campioni, in semifinale contro la Juventus, andatevi a leggere l'articolo qui sotto in descrizione per capire di che cosa sto parlando, ragazzi, Clough, nonostante gli ottimi risultati, non si sente più appagato a Derby County. Non avverte più l'entusiasmo di un tempo. La scottatura della Coppa Campioni si fa ancora sentire su di lui. Clough, infatti, aveva bisogno di sentirsi il padrone del club che allenava. E questo andava a cozzare con il reale padrone, ovviamente, del club. E dopo appunto un'ennesima lite furibonda col patron Sam Logson, pianta tutto e se ne va e rassegna le sue dimissioni da allenatore e manager del Derby County. Alla base di questi continui dissidi c'è la questione che Sam Logson inizia ad essere geloso del suo allenatore, tant'è che più volte afferma: il Derby County è mio, non di Brian Clough. Qui inizia l'unico periodo buio della carriera di Brian Clough, tant'è che pur di allenare decide di andare addirittura a Brighton in terza divisione e a fine stagione addirittura accetterà la richiesta del Leeds United, che aveva da poco vinto l'FA Cup e che cercava un sostituto di Don Reeve, da poco andato ad allenare la nazionale inglese. Accettare la proposta del Leeds per lui, che come vi ho detto prima odiava profondamente quella tipologia di calcio, doveva essere davvero una cosa molto difficile. Ma pensate che comunque lui in questo momento si ritrovava ad essere nei bassi fondi dopo un'ottima carriera, si ritrovava ad essere in terza divisione e appunto la richiesta del Leeds United, una squadra, una grandissima squadra in Inghilterra, poteva soltanto che riportare in auge la sua carriera. Clough si ritroverà però da solo in questa nuova avventura al Leeds United perché non ci sarà con lui il suo fido assistente Peter Taylor. Per cui per lui inizia una sfida veramente ardua. Dovrà infatti trasformare gli arroganti calciatori del Leeds, noti per la scorrettezza in campo e per essere delle prime donne fuori dal campo, in onesti e sportivi calciatori.
e nonostante l'odio verso la dirigenza e verso la maglia, verrà spinto a continuare grazie alla sua smania di vittorie. Ma proprio per questo motivo Clough entra subito in rotta di collisione con la squadra, specialmente con Billy Bremner, lo scozzese capitano del Leeds. Il carattere difficile di entrambi complica le cose e fra i due si apre una frattura che non si sanerà mai. Il capitano del Leeds aveva con sé tutta la squadra e tutti insieme avevano ancora come punto di riferimento Don Reeve, per cui le nuove direttive di Clough non erano assolutamente ben viste. Bremner infatti faceva sembrare Clough come un intruso, un clandestino, arrivando addirittura a perdere appositamente per far sì che Clough venisse allontanato. Dopo soli 44 giorni di continui litigi, Brian Clough decide di lasciare il Leeds United. Ormai la favola di Brian Clough sembra ormai finita, ma in realtà non è così. E per questo vi invito a guardare la seconda parte di questo video, perché Clough, dalle ceneri della sua carriera ormai bruciata, farà rinascere una spettacolare fenice.